C'è stato un tempo in cui i calciatori più forti del mondo crescevano sulle sponde del Danubio. Matthias Sindelar nasce nel 1903 nella Moravia austriaca, prima di trasferirsi con la famiglia nella capitale dell'impero, che di lì a poco si sarebbe dissolto. Caposcuola di un gioco elegante e armonioso, proprio come il valzer viennese. In campo compositore raffinato degli spazi, col soprannome meritato di Mozart del pallone. Profeta del falso 9, nel suo ruolo dirompente di attaccante centrale. Un corpo esile che porta i segni di un'infanzia povera, imprendibile, persino per gli avversari più veloci. Corre Sindelar, leggero come carta velina, nell'Erta e poi nell'Austria-Vienna, ma soprattutto nella nazionale, che sotto la sua buona stella, fra il 31 e il 33, diventa la squadra dei miracoli. Con l'avvento del nazismo, il sottofondo della grande storia si fa sempre più cupo. Nell'aprile del 38 gioca, al cospetto degli uomini del Führer, la sua partita più importante. L'Austria, annessa da Hitler senza incontrare resistenze, diventa una regione del Reich e la sua nazionale è costretta a sciogliersi, ma non prima di giocare un'ultima amichevole. In campo, al Prater di Vienna, occupanti e occupati. Contro il nuovo ordine, Sindelar esulta sprezzante sotto la tribuna dei gerarchi, dopo aver messo in rete il punto dell'1-0. Non alza il braccio al momento del Sieg Heil, ma soprattutto rifiuta di confluire nella nazionale tedesca. Si ritira, con la scusa di un menisco malconcio. Sarà ritrovato morto poco tempo dopo, fra le braccia della sua fidanzata ebrea, Camilla. Il monossido di carbonio di una stufa gli uccide nel sonno. Questa è la versione ufficiale rimasta agli atti. Omicidio, suicidio, incidente. È l'origine del mito. Un epilogo memorabile e un finale tragico, con qualche ombra. Sindelar sopravvive, oltre il campo, come leggenda popolare e epopea romantica, in una statua, in una canzone o in una poesia, in morte di un giocatore che non chinò il capo.